Perché il calcio italiano, indulgente e buonista per decenni, nel 2006 ha voluto esibire una severità draconiana? Le motivazioni della sentenza di Napoli indeboliscono o rafforzano le accuse della procura? Questa sentenza è da leggere come una sentenza politica? Che differenze ci sono tra le telefonate di Moggi e quelle di Facchetti? Vogliamo fare chiarezza su queste ormai famose sim svizzere? Perché la Juve nell'estate del 2006 scelse come difensore l'avvocato Zaccone, per sua stessa ammissione non esperto di diritto sportivo? Senza l'ostinata difesa di Moggi, che ha pagato di tasca sua per acquisire le intercettazioni, la verità sarebbe venuta a galla lo stesso? Per quale motivo i tifosi bianconeri oggi dovrebbero dar fiducia a un signore, Andrea Agnelli, che nel 2006 non spese una parola a favore della Juve? Ancora su Andrea, dice di stimare Moggi e Giraudo, ma poi non li invita all'inaugurazione del nuovo stadio. Peraltro, dopo la sentenza di Napoli, la Juve ha preso le distanze dal suo ex direttore generale. Solo incoerenza oppure solo una maledetta questione di soldi? Perché Calciopoli, oggi ancora più di ieri, può essere considerata una bufala?